Ben ritrovati a tutti da Macinator nel fantastico mondo di Fungo Magia. Ci troviamo nel periodo autunnale, di preciso siamo a novembre, sono appena passati pochi giorni da una giornata particolare, quella dei morti, e quindi andremo alla ricerca di un fungo che in questo periodo nasce molto copioso. Stiamo parlando della trombetta dei morti, quindi il Craterellus cornucopioides. Adesso ci spostiamo e camminiamo lungo il bosco per la ricerca di questo fantastico fungo. Andiamo. Bene, allora, il Craterellus cornucopioides, come dicevo prima, viene, diciamo, ricercato nel periodo di novembre, quando è il periodo dei morti, perché è il periodo in cui lui nasce più abbondante. In effetti viene chiamata trombetta di morto solamente perché è inerente al periodo. Non tanto per il suo colore. Ora vi farò vedere un attimino questo fungo qua, spiegandovi poi un attimino le sue caratteristiche. Ok, noi ci troviamo in un bosco comunque misto castagni e abeti, quindi è un bosco dove può comunque nascere parecchio fungame. E adesso, se andiamo, scendiamo giù un attimino, vi faccio vedere questo fungo qua, che spesso, solo che per il suo colore, si mimetizza molto nel sottobosco. Perché? Perché chiaramente a novembre è il periodo dove comunque gli alberi si denudano dalle loro foglie, e quindi il letto del nostro sottobosco sarà pieno di fogliame. Questo lui si nasconde in mezzo, quindi se noi non abbiamo un occhio più che attento, rischiamo anche di calpestarlo e non vederlo. Come potete vedere qua, per esempio, ci sono degli esemplari sotto queste foglie qua di cornucopioide. Guardate qua che meraviglia. Guardate, tutto sotto le foglie ci sono i nostri funghi. Vedete? Ne stacchiamo uno per farvelo vedere. Guardiamo un po'. Ecco qua. Allora, questo fungo qua, come potete vedere, adesso ha una colorazione, diciamo, sul chiaro con delle bordature scure. Poi tende a diventare, come per esempio questo esemplare qui, un pochino più piccolo, un pochino più scuro, proprio tendente al nero, all'antracite. Questo fungo qua, praticamente, fa parte della famiglia dei galletti, dei cantarelli, no? Quindi anche come struttura, come lo vogliamo andare a vedere, è praticamente similare. Come è composto questo corpo fruttifero? È composto praticamente da un cappello unito completamente dal gambo. E è imbutiforme, il bordo è molto sottile, la carne di questo fungo qua è abbastanza tenace. Se noi andiamo a vedere il fungo, quando adesso io lo aprirò, il gambo e il cappello formeranno un unico corpo e il gambo è completamente cavo. È un fungo che non potete sbagliarvi nel confonderlo con altri tipi di funghi. Perché questo? Perché è un fungo che ha solamente un fratello, diciamo, se lo vogliamo chiamare così, che è il Craterellus cinereus, che ha un corpo similare proprio a questo qui, però anche lui molto commestibile, quindi un fungo edule. Ok? Ora ci mettiamo qua e raccogliamo un attimino qualche fungo e poi vi faccio vedere ancora qualcosa, ok? Vedete che anche sotto la parte, diciamo, riproduttivo, che è l'imenoforo, praticamente non ha lamelle e neanche tuboli, ma come delle piccole crespature, però liscio, è quasi una sfumatura vellutata. Questi qui sono funghi che sono buonissimi,
soprattutto perché vengono utilizzati in parecchi modi. Uno, ad esempio, io li utilizzo seccati e poi li consumo nel periodo freddo invernale per fare dei primi piatti, dei secondi piatti. Va bene anche da mettere in conserva, diciamo con misto insieme ad altri funghi. Ha un gusto, all'inizio ha l'odore fruttato, però ha un gusto abbastanza speziato. È un fungo che si presta molto come spezia. È un buon edule, come dicevo prima. Questo fungo qui, io vi do un consiglio: se dovete seccarlo, molti dicono di polverizzarlo una volta secco. Io ve lo sconsiglio per un semplice motivo: se voi lo polverizzate perdete almeno un buon 50% del suo aroma, del suo profumo. Quindi io vi consiglio di seccarlo una volta secco. Nel momento in cui lo volete utilizzare, allora questo lo potete sfrantumare con le mani in questa maniera qua, rendendoli in piccoli pezzi. A quel punto lì noi lo potremo andare a utilizzare come un fungo qualsiasi, però non perdendo di aroma e di odore. Ecco che è la cosa più importante di questo fungo qua. Ok, raccogliamo ancora da sta parte. Guardate qua. Diciamo che è un fungo che per chi è all'inizio delle ricerche, cioè quindi è uno che si appassiona alla raccolta dei funghi, questo qui è un fungo che è molto divertente. Vedete, basta spostare delle foglie e sotto troviamo un continuo fungame, proprio ce n'è in quantità. È un fungo gregario, quindi lo troviamo in grandi quantità. Ora continuiamo a vedere se facciamo ancora raccolte e poi vi darò ancora qualche altra nozione riguardo questo fungo qua. Ok, andiamo a raccogliere. Bene, ora la macinina, ciao, ha trovato delle meraviglie della natura, dei cespi di Craterellus cornucopioides. Guardate qua dietro, ecco qui un altro bel cespo di trombette di morto. Questo è il cornucopioides, il corno dell'abbondanza. Questo fungo qua nell'antichità veniva abbinato a dei racconti di streghe. Guardate qui, guardate che meraviglia. Guardate che esemplari giganteschi. Mamma mia, questa è veramente meravigliosa, è gigantesca. L'appoggiamo qua, qui ci sono altri. Qui veramente ci vuole solamente tanta passione e tanta buona volontà nel raccoglierle. Guardate. Tra l'altro la pulizia di questo fungo è anche abbastanza veloce, semplice. Guardate qui, più scopriamo foglie e più scopriamo i nostri funghi. Guardate, stiamo qui, guardate che meraviglia, è un continuo raccogliere. Guardate qui, guardate che esemplari meravigliosi, bellissimi. Ci stiamo spostando perché nella zona in cui eravamo abbiamo praticamente preso ciò che ci dava la fungaia.
Cosa non vi ho detto di questo fungo è che è un fungo che è molto molto fedele alle zone in cui voi li trovate. Quindi ricordatevi sempre, per coloro che prendessero questa passione, quindi per questo tipo di fungo, che se l'anno successivo vuole andare per questo fungo qua, per la trombetta di morto, dovrà ritornare nella sua stessa zona. Dove l'avete trovato una volta, lo ritroverete per sempre, ok? Quindi adesso mi sposto, saliamo su questa costa qua e andiamo a vedere un'altra bella fungaia, speriamo che sia ricca e carica di nostri fungoni, trombette di morto. Bene, siamo arrampicati sul costone, siamo venuti a vedere una fungaia, proprio perché vi avevo detto che è un fungo che è fedele alle loro zone di nascita, e devo dire che la natura finalmente ci ha ridato ragioni. Ecco qua, per esempio, questa è una zona dove, qui, attaccata a questo albero di castagno, ci sono delle trombette di morto. Qui in alto ce ne sono delle altre. Pure, guardate qui come si nascondono. Guardate, guardate qui che trombetta di morto grossa che c'è qua sotto. Guardate che spettacolo, che bello esemplare. Tra l'altro è un fungo che difficilmente, anzi, diciamo che non lo trovate praticamente mai vermiscente, quindi o è marcio, quindi si scioglie tra le mani, se dunque è bello tenace, un pochino come, ripeto, essendo della famiglia dei galletti, ce n'è così in maniera abbondante. Quando troviamo una fungaia e quasi quasi ci facciamo venire al mal di schiena. Una particolarità di questo fungo, che non ho detto a livello scientifico, è che è un fungo saprofita, dal greco saprofita, pianta marcia, quindi questo genere di fungo si nutre di piante marce nel sottobosco, quindi foglie, tutto ciò che comunque è organico, lui lo si nutre di questo e lo trasforma poi in humus rigenerato per la natura, come un pochino molti funghi, comunque come tutto il genere di funghi saprofiti, ok? E questa è solamente una piccola nozione, non è, che magari per i raccoglitori magari non può interessare, però io la dico così tutti quanti lo sanno, anche per i meno esperti. Ok, siamo arrivati alla conclusione di questa battuta alla trombetta di morto. In tre fungaie che abbiamo visitato, il risultato è stato questo qua. Ecco qua un bel cestone di trombe di morto, che queste arricchiranno praticamente la nostra cucina, potendole consumare in ogni modo. Per chi comunque, questa è una piccola chicca che vi do, se non siamo provvisti, diciamo, di essiccatori elettrici, no? Quelli moderni, odierni, e chiaramente vista la stagione, comunque autunnale, quindi le giornate sono abbastanza umide, fresche, l'essiccazione diventa abbastanza ardua, quindi non si può fare a livello naturale come facevano una volta gli antichi, li mettevano su delle reti a essiccare al sole. Questo purtroppo, vista la stagione, non si può fare. Una piccola chicca, i miei anziani mi hanno sempre insegnato a fare in questa maniera: prendere un agone, uno spillone collegato con un cordino di quelli che vengono utilizzati in cucina per legare gli arrosti, si bucano facendo praticamente una grande collana tutta di funghi, questa non poggiando su nessun tipo di superficie, rimanendo all'aria, questo essica, quindi saranno poi pronte per essere consumate in mille maniere diverse. Benissimo, io vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio tutti quanti coloro che seguono il mio blog Fungo Magia e quelli che chiaramente su YouTube sono amici e anche non amici. Vi saluto tutti dandovi appuntamento alla prossima battuta di funghi. Ciao a tutti nel mondo di Fungo Magia da Macineto. Ciao!